pomeriggio a tutti i nostri teleascoltatori. Canale 194, canale 196 al rimbalzo. Manderemo questo speciale a ripetizione nel corso della nostra programmazione. Cominciamo dal caro ritrovo Alessandro Cresti, ancora Italia. Ciao Alessandro, ciao Antonello, grazie di essere con noi. Ciao Stefano, un saluto a te e a tutti i vostri spettatori. Allora, caro il mio Antonello, è cominciato un altro periodo durissimo, ma da questa trasmissione, da questo palco, volevo ricordare a tutti gli italiani che ci sono delle regole che, se noi dobbiamo seguire, ancora più stringenti sono le regole che devono seguire banchieri e responsabili delle poste. Dico bene? Perché loro, comunque sia, sono chiamati, obbligati a erogare i rispettivi servizi. Noi andremo di ufficio in ufficio già con le denunce pronte, con il mio avvocato. Il lunedì 28 di febbraio sarò in via del Mezzetta con telecamera in regia da esterno in diretta. L'avvocato Elisabetta Bavasso, andremo a dare supporto ai pensionati, alla gente comune di via del Mezzetta. Consegneremo, se sarà necessario, le denunce alla direttrice o al direttore dell'ufficio postale di via del Mezzetta. Mi sembra che sia la cosa da fare. Dobbiamo passare al contrattacco. È molto giusto, sono contento di questa iniziativa e mi sento di supportarla, magari anche proprio praticamente essendoci presente all'iniziativa che hai appena lanciato, perché c'è da dire una cosa. Assolutamente sì, queste norme sempre più assurde espongono di fatto a reato penale coloro che tali norme le applicano, molto più di coloro che le disapplicano. Quindi la considerazione che mi viene da fare in questa occasione è che nella guerra di suggestione in cui ci hanno fatti piombare 2 anni fa in maniera sempre crescente, loro contano naturalmente su che cosa? Sulla nostra ignoranza, sostanzialmente sul fatto che noi non si conoscano i nostri diritti, le leggi, gli articoli della Costituzione, e facendo la voce più grossa sostanzialmente contano nella connivenza dei semplici cittadini. Quindi questo è un momento molto importante in cui veramente è necessario e di prioritaria importanza riprendere in mano attivamente la propria coscienza di esistere. Cioè è un momento in cui non si può più stare alla finestra a guardare, bisogna per forza di cose cominciare a fare un percorso di approfondimento, di studio, di informazione, perché noi dobbiamo difenderci, e per difenderci dalla suggestione dobbiamo essere in qualche maniera più attrezzati di coloro che stanno sovvertendo la realtà in queste settimane, in questi mesi, in questi ultimi 2 anni. Sfruttando la tua gentile presenza, giuro che non sarò come l'altra volta, non ti tolgo molto spazio, però passo per articolo 328 codice penale, rifiuto d'atto d'ufficio. Articoli 340 e 331 codice penale, interruzione di pubblico servizio. Articolo 640 bis o codice penale, discriminazione. Articolo 3 della Costituzione, articolo 21 carta di Nizza, discriminazione. Se viene negato l'accesso bisogna pretendere il servizio o esigere che il funzionario del pubblico servizio faccia la pratica all'esterno, come sta andando un filmato da qualche giorno su Facebook. Nel caso contrario si chiamano i carabinieri e si fa verbalizzare la negazione del servizio e fare denuncia. Suggeriamo a tutti di portarsi cellulare e video registrare sempre. Secondo di poi, secondo rimando, i soldi in banca o in posta sono nostri, cari signori. Articolo 646, sempre codice penale, appropriazione indebita. Articolo 314, peculato. Articolo 832, contenuto del diritto. Articolo 355, inadempimento del contratto di servizio. Articolo 340, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità. Si chiama i carabinieri, si denuncia il direttore della filiale o della posta, ovviamente anche chi vi impedisce di accedervi, ok? Dico, queste sono 8 pagine di una denuncia che io depositerò oggi ai carabinieri di Firenze, me l'ha redatta il mio avvocato Elisabetta Bavasso, che ringrazio. Ti dico, allora intanto partiamo, tutti i codici penali, siamo sicuri che dor signori non cominceranno a fartela sotto? Ma loro signori, sai, chiaramente stanno cercando di blindarsi, almeno per quanto riguarda il breve e medio termine, nella maniera più stringente possibile. Consideriamo che l'evento della rielezione assolutamente anticostituzionale e irrituale di Mattarella per il secondo mandato è un chiaro segnale di cercare di preservarsi, preservando il proprio istinto di conservazione e di sopravvivenza. Così come una notizia molto preoccupante è la nomina alla presidenza della Corte Costituzionale di un personaggio come Giuliano Amato. Ecco, pensiamo, ed è significativo, che con questa triade Mattarella, Amato, Draghi si è ricostituita una triade che era pienamente attiva in quel fatidico 1992, anno dell'incontro famigerato sul Panfilo Britannia, che ha segnato di fatto una nuova epoca di privatizzazioni, di crescente appunto disgregazione delle norme costituzionali per il nostro paese. Quindi faranno di tutto per insabbiare, faranno di tutto per proteggersi, per difendersi, ma io credo che l'ondata stia crescendo in maniera sempre più prepotente. E parlando di istinto di conservazione della politica, c'è anche da dire che finché non verranno totalmente eliminate, negate le elezioni politiche, i partiti, diciamo, che tradizionalmente si basano non solo sui loro gruppi di appoggio di potere, ma anche sul voto del popolare, il voto della gente. E quindi io credo che di qui a poche settimane, se non pochi giorni, cominceremo a entrare in un clima da campagna elettorale, da pre-campagna elettorale, che farà sì che il gruppo di potere che in questo momento sembra così monolitico cominci a disgregarsi, cominci a perdere unità. Ecco, noi dobbiamo puntare naturalmente anche su questi elementi di dissidio, su questi elementi di discrasia, e fare perno appunto con tutte le forze possibili, agendo legalmente, come tu ricordavi, agendo con la protesta di piazza, agendo con la proposta, perché naturalmente la proposta politica dell'area di dissenso che stiamo costituendo deve essere sempre più pronta a attrezzarsi per il voto, non solo per le politiche del 2023, ma ancora di più, perché è più stringente come data, per le amministrative che si terranno a maggio prossimo anche in diverse importanti località della nostra regione, della Toscana. Okay. Mi prendo un altro minuto per dire una cosa che mi tiene molto. Tu citavi giustamente una serie di illeciti molto gravi qualora uffici come le banche, gli istituti bancari e le poste appunto si trovassero nelle condizioni di applicare queste norme liberticide. C'è un elemento che io trovo forse ancora più inquietante, che purtroppo in qualche maniera iniziata questa forma di discriminazione folle che va oltre l'apartheid storico del Sudafrica già da alcune settimane, ed è quella dei trasporti pubblici. Qualche giorno fa noi come comitato No Green Pass di Firenze, a cui ancora Italia aderisce, abbiamo fatto un'azione dimostrativa volantinando appunto sugli autobus e sulla tranvia, proprio per cercare di sensibilizzare la popolazione di fronte a una forma di discriminazione che non ha precedenti e che è ancora più assurda, perché si tratta di una discriminazione
fatta a danni di persone che quei servizi li pagano con le proprie tasse. Quindi io credo che dovremmo essere in grado, da un punto di vista legale, di mettere in campo su questo aspetto anche una grande campagna di richiesta di risarcimento di massa, perché qua noi stiamo pagando per un servizio essenziale che ci viene di fatto negato. È una cosa che è agghiacciante sotto tutti i profili. Allora, Antonello, ti leggo i personaggi che io vado a denunciare, in modo che si sappia dove Stefano Ballerini vuole arrivare. Allora, Mario Draghi, Roberto Speranza, tralascio gli incarichi, li conoscete, Daniele Franco, Marta Cartabia, niente po' di meno che, Giancarlo Giorgetti e Renato Brunetta, per tutti i fatti che questi signori stanno commettendo da 2 anni, stanno calpestando passo passo la Costituzione. Chiudo con una considerazione che ieri poteva avvenire qualcosa di importante. Si dice che il presidente Mattarella in sede di giuramento e discorso sia stato applaudito a ripetizione per 50 volte. Il signor Mattarella, che il signor Palamara ha descritto come nel libro di Sallusti, due punti virgolette, Napolitano e Mattarella, due dei nostri, chiuse virgolette, a cui aggiungo un punto esclamativo, aveva un'occasione storica. La sua rielezione, il suo giuramento, lui ieri poteva amnistiare tutto. Si sa che quando cambiano i presidenti, il presidente entrante può avvalersi di ricorrere all'indulto, perdonando e mettendo la parola fine a qualsiasi tipo di grave punizione. Ti faccio un esempio: a Stefano Ballerini, il 19 maggio del 1988 nasce mio figlio all'ospedale di Careggi, ero già in separazione, mi hanno rubato, ripeto, mi hanno rubato l'atto di nascita, che io quando sono andato il giorno dopo avvertito della nascita del piccolino in ospedale, ho trovato il bambino a cui era già stato dato nome falsamente, doveva chiamarsi Alessandro, è stato chiamato in un'altra maniera, senza il dittongo, senza lo junior che prevedeva quel nome, che io non faccio per motivi di privacy ovviamente. Sono andato in segreteria a Careggi e non ho trovato il mio certificato di nascita, che era stato rubato dal fattorino di Careggi, era stato portato in comune e insieme alle due signore delle pulizie dei locali del comune di quel giorno il mio figlio era stato iscritto alle liste elettorali di Firenze, alle liste comunali di Firenze. Tre persone che non hanno mai fatto parte delle due famiglie, dove l'unico personaggio per legge adibito a iscrivere il proprio figlio all'anagrafe, se era in vita, era solo e solamente Stefano Ballerini qui presente. Ho fatto denuncia con l'avvocato Bavasso, ho chiesi all'epoca 1 miliardo, e dico e ripeto, 1 miliardo all'ospedale di Careggi. Cosa era successo? È che era arrivato il nuovo presidente della Repubblica e quel reato amministrativo fu amnistiato, per cui io rimasi becco e bastonato allo stesso modo. Per cui Mattarella ieri poteva avere l'idea brillante, poi magari c'era da indovinare con che faccia e con che tolla l'avrebbe fatto, di dire: signori, ci siamo sbagliati, avevamo creduto di aver fatto una cosa giusta per preservare la salute creando tutta questa serie di cose, oggi io vi dico, io amnistio tutto, è tutto levato, siete liberi, torniamo ad essere un popolo libero. Non l'ha fatto, non lo farà mai, dovrà farlo. Ti ricordo che il giorno 27 febbraio, e poi chiameremo Massimi in telefonata, a Roma è prevista una manifestazione in cui scenderanno in piazza oltre 100.000 militari, tra gente che è stata dismessa, gente che si è licenziata, gente che è ancora in servizio e che ha preso un giorno di libertà, più tutto il popolo italiano. Mi piacerà vedere come i poliziotti che schiererà il ministro dell'interno Lamorgese avranno a che fare con 100.000 militari. Chi spara per primo? Chi manganella per primo? Chi usa gli idranti per primo? Quel giorno quei poliziotti credo
decideranno di scansarsi, noi andremo dritti in Parlamento. Antonello, vuoi dire e chiosare per ultimo? Dunque, parlavi di iniziative, ci tengo allora anch'io a annunciarne una su Firenze. Eccola, perfetto, dimmi. Sarà il 20 di febbraio, sì. Sarà il 20 di febbraio, sarà un'iniziativa tematica sulla protezione dei nostri ragazzi, dei giovani, dei bambini, quindi legato al discorso delle vaccinazioni in età infantile, in età scolare. Sarà un'occasione, a metà tra un'occasione appunto di incontro e approfondimento, una vera e propria manifestazione di piazza. Saremo probabilmente in piazza Santa Maria Novella dalle 15 alle 18 il 20 febbraio, quindi sarà un incontro, sarà un approfondimento e sarà anche un modo per dire no a questa ennesima prevaricazione proprio su quelle persone, su quegli individui che per definizione andrebbero protetti massimamente, cioè i bambini e le persone che appunto ancora non hanno la piena capacità di difendersi da sole. La vigliaccheria di questo potere è evidente anche nel modo in cui si sta relazionando proprio al discorso delle vaccinazioni infantili che vengono o bloccate o sconsigliate sostanzialmente in tutto il mondo civile, ma qui si va avanti come treni, come tutto il resto. Ecco, noi crediamo sia necessario da Firenze dare un segnale, anche da questo punto di vista, un segnale di diniego, un segnale di volontà di non starci a questo gioco e anche dare la possibilità alle persone magari non per ideologia, ma che appunto hanno dei dubbi perché si rendono conto proprio epidermicamente che c'è qualcosa che non torna. Perché si devono vaccinare degli individui in una fascia di età in cui il rischio di malattia anche presuntiva è sostanzialmente pari a zero di fronte al contagio Covid, per non parlare di effettive complicanze di una certa gravità? Perché? Ecco, noi tenteremo il 20 di febbraio di dare una risposta da un punto di vista medico, da un punto di vista legale, da un punto di vista politico. Bene, allora ti prego poi eventualmente il giorno prima o due giorni prima dammi uno squilettino, perché ho talmente tanta roba da fare che però se mi distraggo rischierei di dimenticarmi. Io il 20 sarò assolutamente in piazza Santa Maria Novella con te e con voi e con la maggior parte dei cittadini di Firenze, farò degli appelli ripetuti. Ti ringrazio Antonello, un abbraccio e grazie di aver scelto di stare ancora con noi. Grazie a te Stefano, un abbraccio a tutti. Buon lavoro, grazie e a presto. Bene, e allora questa è la prima parte di questo speciale di venerdì 4 febbraio. Una piccola pausa e poi proseguiamo la nostra cavalcata.